il più grande poema di tutta la letteratura italiana e uno dei più importanti di tutta la letteratura mondiale. Una costruzione immensa e complessissima, fatta di così tanti livelli e collegamenti che, facendo un paragone, è come se il suo autore avesse costruito da solo, con le sue mani, New York. Al suo interno troviamo 12.831 parole diverse, di cui più del 90% sono parole che ancora oggi si usano in italiano e molte di queste le ha inventate proprio lui, proprio Dante. Quando dite fertile, quando dite molesto, quisquilia, inurbarsi e poi espressioni come stare freschi, galeotto fu e il bel paese e non ragioniam di loro ma guarda e passa, ecco, quando dite tutte queste cose qui state usando parole ed espressioni che prima di Dante non c'erano e che lui ha regalato all'italiano. Tutto questo intero universo rinchiuso in un'unica opera, la Divina Commedia. Una cosa che a scuola si chiede raramente è questa. Ma perché Dante Alighieri ha scritto la Divina Commedia? Per scoprire il motivo, o meglio, lo scopo di quest'opera immensa, dobbiamo andare a prendere in mano un'altra cosa che, in teoria, ha scritto Dante. L'Epistola a Can Grande della Scala. Epistola significa lettera. E cosa ci troviamo dentro questa epistola? 1. Qual è lo scopo dell'opera? 2. Come si legge l'opera? 3. Come si intitola? Piccolo dettaglio. E 4. Anche perché si intitola così. Innanzitutto, ma chi era questo Can Grande della Scala? Can Grande era questo signore qui e fu signore di Verona che è qui. Era un grande uomo politico che fra l'altro fu anche ammazzato, avvelenato nel 1329 poco dopo aver conquistato Treviso. Qualcuno gli diede davvero una camomilla a base di fiori velenosi e pum! Schiattò. E questo qualcuno si sospetta fosse suo nipote Massimo, che infatti poco tempo dopo divenne signore di Verona. Comunque, Can Grande era anche un mecenate, cioè un protettore di artisti. E Dante passò molto tempo alla sua corte, a differenza degli altri luoghi dove era stato. Sapete, no? Che Dante dal 1301, quando aveva 36 anni, lasciò Firenze per non tornarci mai più, perché era stato condannato a morte ed esiliato, e da lì aveva iniziato un lunghissimo peregrinare per l'Italia, cercando protezione e rifugio. Solo che non sempre li aveva trovati, protezione e rifugio, dico. Quindi, dal 1312 al 1318, Dante trova ospitalità da questo grand'uomo che è Can Grande della Scala e si affeziona così tanto a lui che gli dedicherà il paradiso. Non nel senso che gli dedica il paradiso, nel senso che la cantica, il paradiso, quello che ha scritto, lo dedica a lui. Ci siamo capiti, vero? E per farlo gli scrive questa epistola, che è la 13ª che conserviamo di Dante. Vogliamo sapere allora qual è lo scopo della commedia? Pronti, eccovi serviti. La felicità. La felicità in questa vita qua. Però, ambiziosetto come progetto, eh? Sì, è proprio Dante a dircelo in questa epistola, quando scrive che lo scopo della commedia è removere viventes in ac vita de statu miserie et perducere eos ad statum felicitatis. Tranquilli, ve lo traduco subito, tranquilli. Allontanare gli uomini in questa vita da una condizione di infelicità e condurli ad una condizione di felicità. E qual è la parola chiave in questo breve pezzettino qua così importante? No, non felicità. La vera rivoluzione che Dante fa è quando scrive in hac vita, che significa in questa vita, qui, in questo mondo, non di là, qui. Ora vi faccio un breve riassunto del riassunto di che cos'è la mentalità medievale. Come funziona la mente di un uomo del Medioevo? Soffro in questa vita qui e non godo dei piaceri, o almeno, insomma, rifiuto gran parte dei piaceri di questa vita per essere felice, o meglio, beato quando morirò, perché Dio mi accoglierà in paradiso con lui. Ah. Insomma, mi privo di un po' di felicità qui per avere felicità infinita di là. È come se ci fosse per l'uomo medievale un gigantesco salvadanaio della felicità. Io risparmio qui, in questa vita, e poi quando passo all'altra vita, quella eterna, potrò rompere il mio salvadanaio e a quel punto, con gli interessi e tutto, avrò una riserva infinita di beatitudine.
ed era un concetto profondamente radicato nell'uomo del Medioevo. Bene, arriva Dante e comincia con lui una rivoluzione, una piccolissima scintilla di luce. Sì, perché noi in quel In Hac Vita intravediamo la nascita di quello che sarà l'uomo del Rinascimento. E quindi una mentalità del tutto nuova, dove la felicità non sarà più qualcosa che si aspetta dall'aldilà, ma qualcosa che bisogna creare con le proprie mani nell'aldiquà. Removere viventes in hac vita de statu miserie et perducere eos ad statum felicitatis. Portar via i viventi dalla loro miseria per condurli, perducere ad uno stato di felicità. Quando Dante ci descrive l'inferno, quindi non ci parla in realtà, o meglio, non solo, ecco, di un luogo oltremondano, un universo parallelo, un al di là, un sottosopra, chiamatelo come volete. No, lui ci descrive il nostro inferno, quello che proviamo qui, che viviamo qui nel presente, adesso. Quando ci descrive il purgatorio, il paradiso, è lo stesso. Dante non ci sta parlando dell'aldilà, ma di qualcosa che è già qui, che esiste già, che sperimentiamo ogni giorno. È in questa vita, in hac vita, che conosciamo l'inferno. È in questa vita che proviamo le pene e le fatiche del purgatorio, è in questa vita che ci possiamo riempire della luce del paradiso. Dante è ancora uomo del Medioevo, certo, ma in molti passaggi della sua opera è stato un visionario, qualcuno che sapeva già vedere cosa sarebbe arrivato dopo. E quindi possiamo dire che l'uomo moderno si comincia già a intravedere fra i versi di questo incredibile poema.